tradizione che ogni anno si rinnova la recita del Rosario nelle sere di maggio nei cortili di Milano. Ma questo è un cortile particolare perché è in via Paolo Sarpi, nel cuore della Chinatown milanese. E qui si ritrovano per pregare insieme italiani e cinesi. Di battezzati ce ne sono meno di 10-15 che abitano qui, per cui frequentano la messa in cinese della domenica con il cappellano cinese insieme ad altri che vengono da tutta Milano, da tutta la diocesi. Sono almeno 30 anni che chi abita nel quartiere prega davanti alla piccola statua della Madonna che si trova in questo cortile di ringhiera. Quest'anno era atteso anche il cardinale Scola, che però ha dovuto rimandare la sua visita per una indisposizione. Noi di solito andiamo chiesa di vicino casa, per esempio io abito fuori Milano, però oggi ho avuto notizia che c'è questo incontro, sono venuto proprio da fuori. I primi immigrati cinesi in Italia, quelli come mio padre e tutti coloro che ormai non sono più, per poter sposare donne italiane hanno dovuto imparare il catechismo e per avere il sacramento della cresima prima di quello del matrimonio. La serata di preghiera si conclude in festa, in cui anche le tradizioni musicali, occidentale e orientale, si incontrano, a smentire il luogo comune che vuole la comunità cinese, chiusa e resistente all'interazione.